Che dopo un anno e mezzo di vergogna e di sofferenza, perché non riuscire neanche a dare sepoltura ai propri cari è indegno di una città civile come Palermo nel 2022, grazie al lavoro di tanti, e ci metto anche grazie all'impegno della Lega che ha portato 2 milioni di euro a Palermo dal bilancio dello Stato, l'obiettivo è che entro la primavera, quindi entro i prossimi 3 mesi, scompaiano questi tendoni della vergogna e centinaia di bare insepolte. Siamo arrivati ormai a 1000, trovino degna sepoltura, quindi sono venuto la prima volta a denunciare quello che non andava e a raccogliere le indicazioni, sono tornato la seconda volta con 2 milioni di euro destinati alla città e alla sepoltura di queste bare, conto di tornare la terza volta a lavori conclusi.